Quando una malattia come il cancro mette veramente a dura prova la nostra vita, il nostro futuro, sono momenti veramente particolari e così possiamo dire da un momento all'altro si spegne il sorriso. Quel sorriso che soltanto si può riaccendere dopo moltissime prove, dopo veramente un percorso particolare, ma noi abbiamo cercato di farci raccontare questa esperienza da Daria. Buongiorno Daria. Buongiorno. È sempre difficile veramente raccontare la propria storia quando questo succede, vero? Sì, molto, molto difficile. Il tutto è Però, iniziato qua. insomma, Il tutto quando è iniziato? ma è iniziato nel 2007. Operata, quindi l'intervento è andato bene. E poi nel 2017 si è ripresentato con metastasi non più operabile ma curabile. E quindi io ho cominciato a curarmi dal 2017. E questa è la sintesi, diciamo, della mia storia. Quanto Non è stato importante, facile, no, infatti, soprattutto quanto è accettare. importante in tutto questo percorso la voglia di lottare, la voglia di vincere, la voglia di non arrendersi. Beh, è importantissima, secondo me è un 80%, insomma. Perché è vero che ci sono le cure, però bisogna anche veramente avere voglia di crederci. Anche perché in quel momento poi il fisico è ovviamente è difficile a volte farlo reagire, quindi c'è tutta Debilitato. una situazione psicologica anche fisica che sta lottando Anche con fisica, noi. sì, soprattutto perché magari psicologicamente, beh, non siamo tutti uguali, magari uno ce la può fare, può pensare di farcela, di superare, però fisicamente non sempre si sta bene, si può fare, si è indipendenti e quindi insomma non è così facile superare la notizia, le cure. E il momento che si sta vivendo. Perché sempre si pensa che queste cose succedano ad altri. Ma non è così. Può succedere a chiunque. Lei però è riuscita a dare un senso forte. Sì, ho cercato di fare quello che in fondo mi piaceva, di stare il più serena possibile e di non pensarci troppo, di cercare di fare una vita il più normale possibile. Lei di professione cosa faceva? E Io ero insegnante. nel momento in cui c'è stata la malattia ancora stava insegnando? No, sono in pensione da poco, 2 anni, nemmeno 2 anni, e ovviamente i progetti erano diversi. Immagino. Pensavamo di viaggiare, insomma, di non stare qua. Il cancro dove l'ha colpita? Al seno. Al seno e poi è diventata una metastasi, quindi tutta la zona sovraclaveare e non si può operare perché ha colpito anche il muscolo pettorale e per cui bisogna curarsi. Ma lei faceva i normali controlli, quelli di routine ogni anno? Sì, gli anni una volta all'anno, sì. Tra l'altro sono stata operata nel 2007, ho fatto chemioterapia, ho fatto radioterapia, 5 anni di cura ormonale, quindi voglio dire, tutto quello che presentava quello che era il post operazione, io l'ho fatto, ho proprio seguito bene alla lettera e le dirò che sono stata bene dopo il primo periodo, dopo la chemio, poi sono stata veramente bene per 10 anni. E Quindi poi un periodo anche lungo, ma non è un periodo entro il quale uno dice sei fuori, diciamo, tra virgolette, pericolo, no? ma
Io non pensavo che si sarebbe ripresentato. Ecco. È chiaro che i controlli si fanno sempre una volta all'anno, perché dopo quell'esperienza io penso che nessuno si possa pensare di non controllarsi. Certo. Però non pensavo mi sarebbe successo di nuovo, insomma, mi davano guarita con un intervento riuscito al 99%, per cui... E dopo 10 anni cos'è stato? In un controllo? Come l'ha scoperto di avere di nuovo... Che facevo una volta all'anno, quello di prassi, di routine, insomma, la classica mammografia abbinata all'ecografia. Così. Ed è stato più difficile la seconda volta? Beh, è stato un colpo, perché veramente io non pensavo. Diciamo come cure, no, più semplice come cure, perché la chemioterapia, è stata molto più lunga, ma meno invasiva. E poi io ho provato una cura ormonale e poi ho aderito a un progetto, una cura sperimentale, che sono al 21° ciclo, vuol dire 21 mesi, perché si fa per 21 giorni, poi si sospende per una settimana e poi si riprende se gli esami sono a posto. E io finora sono riuscita a farla. Diciamo che gli ultimi 2 mesi i marcatori tumorali sono saliti e stanno salendo ancora, per cui non so cosa sarà più avanti. Quindi controlli, lei è totalmente sempre sotto controllo? Sì. Io una volta al mese faccio gli esami del sangue per capire se poi il giorno successivo posso riprendere la cura. Ogni 3 mesi la TAC, e quindi più altri problemi, perché per esempio ho una carenza di calcio, quindi ho dovuto prendere del calcio che mi ha provocato dei calcoli ai reni, per cui faccio anche degli esami nefrologici per controllare, insomma, i reni, che non mi danno fastidio, non mi fa male, però se questi calcoli ci sono bisogna tenerli sotto controllo. Quindi non è solo il cancro, ma è una serie di anche altri effetti collaterali che pian piano vengono fuori. Nella sua quotidianità di vita che cosa è cambiato, Daria? Ma, i progetti di viaggio sicuramente sì, di viaggio lungo intendo, perché poi anche l'anno scorso ci siamo mossi, ma la nostra idea era quella di così, magari 3-4 mesi via, a casa, invece no, quindi siamo qua. Per il resto cerco di fare una vita il più normale possibile, mi faccio le mie cose, faccio delle passeggiate, insomma, mi piace dipingere dei mobili, che ne so, curare il giardino, quindi ho veramente cercato di fare quello che facevo prima. A lei piace molto viaggiare, vero? A me piaceva, sì. La sua famiglia come vive questo? Nel senso che io penso che nel momento ovviamente che hai questa malattia, ovviamente il pensiero non è solo per te, per la tua persona, per quello che è la tua vita, ma anche per quelli che ti stanno attorno, che vivi la sua angoscia, vero? Certo, è vero. E per questo bisogna cercare di, non so, essere forti, sereni, per non trasmettere la negatività anche a chi ti sta vicino, insomma, non far pesare troppo che non sempre sei in forma, che non stai bene. Ha figli? Sì, 2, un ragazzo e una ragazza, grandi, che sono comunque a casa, e adesso poi sono a casa comunque, perché in questo periodo, insomma, la figlia viaggia per lavoro e ne via, ma è tornata dall'Australia a gennaio e avrebbe dovuto ripartire per l'Argentina, però è qua e quindi siamo tutti insieme. E allora arriviamo proprio a questo incontro, insomma, con la Lilt. Per lei Lilt che cosa ha rappresentato? Moltissimo. Perché io ho telefonato per caso per sapere che cosa
offrissero di corsi, ma così in generale, ma era anche un periodo in cui avevo parecchio mal di schiena e quando ho sentito che facevano anche dei corsi di ginnastica funzionale, diciamo, mirata sulla persona, allora ho voluto fare un incontro, così preliminare, mi è stato spiegato quello che era il programma, mi sono detta disponibile a fare una visita medica, ma allora avevo talmente mal di schiena che mi muovevo pochissimo proprio. E diciamo che l'ambiente mi è piaciuto il dottor Giuliano, e quindi poi ho cominciato le lezioni. E è un bell'ambiente, un ambiente sereno dove stai bene e dove davvero ti seguono. Sei proprio tu al centro e sei veramente seguito. E ogni esercizio è dosato sulla tua persona, su quello che in quel momento puoi fare, e in modo anche corretto, proprio perché l'equipe è decisamente valida, insomma. Anche sotto il profilo Quindi, umano? anche sotto il profilo umano, non sono solo gentili e competenti, c'è anche qualcosa in più, Ecco, secondo certo. me. Ed è quel qualcosa in Secondo me. più che è importante in certi momenti della vita, vero Daria? Sì, diciamo che sanno capire senza bisogno che parli tanto. Ovviamente questo è Quello. stato un periodo anche di chiusura delle palestre, quindi di chiusura anche di questo spazio. Questo le. Però loro hanno mandato un programma personalizzato per cui si può fare a casa. Io continuo a fare gli esercizi, sicuramente non bene come potrei farli, insomma, in palestra, però è un modo per sapere che loro ci sono. Poi telefonano a casa per sentire come va, insomma, sono davvero presenti. È una bella cosa, una bella esperienza è stata, che penso di continuare. Avevo già anche detto che avrei continuato e assolutamente non smesso, insomma. Per noi è stato importante raccogliere questa sua testimonianza perché siamo sempre convinti che la testimonianza reale, detta dalla propria voce, possa comunque essere condivisa da altre persone che magari, non so, per mille motivi non hanno voglia appunto di parlarne o magari appunto non riescono ad arrivare appunto a quei canali come appunto lei ha sottolineato, il fatto magari Sì. di incontrare a un certo punto l'ILTE e quindi avere un punto reale di appoggio. Sì, è vero, è vero. Infatti, come hai visto nella prima parte, mi sono decisamente emozionata perché è comunque un vissuto difficile da raccontare. Assolutamente Però. vero, è proprio per questo che veramente la ringraziamo col cuore, posso dire veramente, perché mi rendo conto che ritornare a parlare di un qualcosa che comunque ancora vive, ti vive accanto, ma anche nel tempo, poi comunque non è assolutamente una cosa semplice, ed è una cosa che è facile farlo. Per il momento è stabile, ma non passerà, quindi non è proprio facile. Però se può essere di aiuto ad altre persone, a essere un incentivo a, non so, a provare a fare delle cose, beh, ben venga, insomma. Grazie davvero, grazie di cuore e con tutto il nostro affetto. Grazie, grazie a voi.